Cosa proponiamo noi? Noi proponiamo con la tempesta dei cervelli una maggiore interazione tra il ricercatore che sta in Italia e il ricercatore italiano che sta all'estero. Noi abbiamo la possibilità oggi di interfacciarci e, per esempio, io vivo in UK, ho un'esperienza negli Stati Uniti, posso capire che cosa ha funzionato nei paesi in cui ho vissuto per questi anni e cosa non funziona qui, o viceversa, cosa funziona in Italia, quali sono i nostri potenziali non sfruttati e cosa invece negli Stati Uniti o in UK non stanno utilizzando. Un'altra cosa molto importante è il tipo di sistema che stiamo utilizzando oggi. Noi avremo oggi delle presentazioni, delle tavole rotonde di ospiti illustri, ma avremo anche delle tavole rotonde, appunto, molto importanti, che sono le tavole di lavoro, dove noi proporremo cose concrete attraverso sistemi di brainstorming molto interessanti. Gireremo idee, e queste idee noi poi dobbiamo veicolarle in qualche modo. Le idee lunedì non dovranno essere messe in un cassetto. Dovremmo utilizzare la società italiana, dovremmo utilizzare le istituzioni, la comunità internazionale, gli organi di stampa per comunicare che noi ci siamo e che questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Noi ci siamo, abbiamo i cervelli, i nostri cervelli, come dice il nostro slogan, non fuggono, pensano, e quindi noi vogliamo combattere tutto questo che sta succedendo con le idee e con le proposte concrete. Perché abbiamo organizzato la tempesta dei cervelli? Questa è l'ultima slide, poi vi lascio. Innanzitutto perché io credo che l'Italia sia il nostro paese. E nonostante io sia all'estero, e possa benissimo rimanere all'estero, dove vivo benissimo, uno stipendio a favola, io comunque ci credo e voglio tornare. Sentiamo una grandissima responsabilità. Scusate. Un po' di tanto. Vogliamo cambiamento e vogliamo che l'interesse comune sia posposto, che sia assolutamente privilegiato dall'interesse personale. E lo spirito della tempesta soprattutto è molto importante. In questo contesto il lamento sterile, la critica sterile sono banditi a vita all'interno di questo contesto. Quello che noi vogliamo sono proposte concrete e realizzabili. Per favore, non comportiamoci come i soliti italiani che sanno semplicemente lamentarsi e non propongono nulla di innovativo. Questo non è lo spirito di oggi. Se volete lamentarvi e basta, quella è la porta.